Io condivido molto le osservazioni da ultimo perché anch'io ho notato che c'è una società civile greca, mettiamola così, assolutamente impreparata a quello che è successo, da un lato. E dall'altro ci sono dei movimenti sociali, movimenti politici che comunque fanno anche fatica a essere incisivi e devo dire che effettivamente il ruolo dei compagni italiani, dei compagni e delle compagne italiane emerge con forza. Quindi mi sembra, diciamo, che ci sia un terreno fertile anche da questo punto di vista, in una prospettiva di ibridazione delle pratiche politiche, sebbene mi sembra che di pratiche politiche messe in campo dai compagni e dalle compagne greche, a parte Atene e Salonicco, quindi parliamo delle grandi città, poi non ho visto molto, però questa è un'impressione così, uno sguardo terzo, mettiamola in questi termini. E che c'è da dire? C'è da dire una cosa, che ad esempio la Grecia non ha ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella parte in cui prevede il divieto di espulsioni collettive. Questo che cosa significa? Che uno degli strumenti tradizionali e classici, giuridici, che si possono utilizzare in questi casi, cioè quando uno Stato prende 10, 15, 20, già questo è sufficiente, persone e le espelle così in blocco, già questa è una violazione dei diritti fondamentali. Bene, la Grecia non ha mai recepito quella parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e non è un caso che poi l'accordo venga fatto in questi termini, voglio dire. Quindi da questo punto di vista c'è stato uno studio, come dire, ex ante all'origine per comprendere quali potessero essere poi i meccanismi per eludere le garanzie e le tutele giuridiche. Io vedo un parallelo tra Italia e Grecia in questi termini. E noi abbiamo, ci sono delle divergenze, però mi sembra che poi si vada a convergere su un punto e le due esperienze devono essere lette in maniera appunto comparativa da una parte e dall'altra. In Grecia si è rifiutato il modello hotspot e si è dato ampio spazio al modello della ricollocazione, cioè la possibilità che l'Unione Europea ha dato soprattutto per alcuni richiedenti asilo di talune nazionalità, siriani e iracheni in testa, di poter chiedere di essere, come dire, redistribuiti in uno dei paesi europei, Francia, Germania, paesi del nord, dimostrando di avere un interesse, magari anche una precedente esperienza lavorativa o di studio, di avere dei parenti già in quelle zone. E noi abbiamo visto che concretamente nella prassi questa cosa comporta delle situazioni incredibili. L'ambasciata francese, ad esempio, fa una profilazione di coloro che chiedono di andare in Francia, cioè prende il capofamiglia della famiglia siriana e sostanzialmente gli fa delle domande per capire il suo livello e grado di laicità e quindi la sua compatibilità con la società, eventuale società di destinazione, cosa che uno non è scritta da nessuna parte, in nessun tipo di accordo. E secondo è una violazione dei diritti fondamentali, oltre che essere discriminatorio, nella misura in cui queste domande si spingono poi addirittura anche a chiedere dei comportamenti più intimi della persona. Tipo, se tua figlia si veste all'occidentale, qual è la tua reazione? Siamo a questo livello. E da un altro punto di vista, nel momento in cui la Francia rifiuta, cosa simile la fa la Bulgaria e la Lituania, quali sono gli strumenti giuridici da porre in essere, visto che da nessuna parte c'è scritto nulla? Sulla questione italiana io penso che la situazione sia paradossalmente più delicata e abbia, come dire, un livello di reazione politica, secondo me, da attivare molto più forte. Perché nel modello hotspot sta passando il modello, per l'appunto, perché uno non c'è nessuna legge. Il modello, cioè l'approccio hotspot, è un allegato ad una circolare del Ministero dell'Interno, cioè il nulla. Eppure lì dentro, come ci dice, come ci chiede la Commissione europea, bisogna identificare le persone anche con l'uso della forza. Ora, è chiaro che il governo da qui alla fine dell'anno, molto probabilmente già a settembre, se non ad agosto, formalizzerà quello che fino adesso è soltanto un metodo che trova una minima copertura in un allegato di una circolare del Ministero dell'Interno. E questo comporta, secondo me, un salto di qualità che non è soltanto legato alla congiuntura politica pur gravissima della situazione italiana e più in generale europea, ma un salto di qualità e di cultura giuridica enorme, perché l'obbligo di identificazione con la violenza, se viene introdotto nell'ordinamento giuridico, non è che vale solo per gli stranieri, vale per tutti. E oggi, se adesso arriva un poliziotto e sale qui e mi chiede di farmi identificare, io gli rispondo di no. Questo che cosa comporta? Comporta che lui non mi può toccare,
per un principio giuridico che nella nostra cultura risale al 1200, che è l'habeas corpus. La polizia non ti tocca. Se tu non stai facendo niente, arriva qui, la polizia non ti tocca. Dopodiché la polizia può aprire un procedimento penale per verificare se il mio rifiuto è legittimo o meno, cioè se io sono tenuto a farmi identificare oppure no, ma intanto mi apri un procedimento e il reato è un reato minimo, cioè l'inottemperanza ad un ordine della pubblica autorità, che noi ben conosciamo, voglio dire, che non implica né un fermo né un arresto, e la pena è una pena minima quando anche si apra un fascicolo penale su una cosa del genere, perché nella prassi non si abbia. Ma se si introduce il principio dell'identificazione forzata con la violenza nei confronti poi di tutti, perché non è che lo puoi applicare soltanto agli esterni, lo applichi a tutti questo principio, beh, cambia la logica. Se arriva un poliziotto e mi chiede di identificarmi, io gli dico di no, lui mi prende la mano, se va bene la mano, e con la violenza mi identifica. E dopodiché io, semmai, posso andare davanti a un giudice a verificare se l'uso della forza è stato legittimo, necessario e proporzionato rispetto alle modalità in cui si è verificato. Che non è la stessa cosa, perché un conto è che nessuno mi può toccare e semmai vai a aprire un procedimento penale per toccarmi e per identificarmi. Altro conto è che c'è una legge che dice che io intanto ti identifico, uso anche la violenza, poi se vuoi, semmai, vai da un giudice a verificare che il poliziotto abbia utilizzato o meno la violenza in maniera proporzionale e necessaria. Qui c'è uno scatto che va al di là anche, come dire, di una mera questione congiunturale della situazione, cioè qui c'è un livello di recrudescenza securitaria che non ha precedenti in nessun momento forse della storia europea degli ultimi 60-70 anni. E da questo punto di vista a me sembra che la situazione sia chiaramente una situazione borderline, nella misura in cui, come si diceva all'inizio, l'immigrazione è un laboratorio, ma è storicamente è sempre stato così, è un laboratorio perché incominciamo sui migranti e quelle tecniche di sorveglianza, di controllo, di gestione, di governance, come si dice adesso, poi piano piano le andiamo a trasportare anche su quella che è la popolazione autoctona, mettiamola così. Quindi da questo punto di vista i due fenomeni, Italia e Grecia, sì, sono due laboratori che devono essere analizzate in parallelo per quello che ci dicono nelle modalità diverse con cui decisioni politiche mai ratificate giuridicamente da nessun parlamento democratico poi si vanno concretamente ad applicare. Sulle prospettive magari, come dire così, più politiche ma anche giuridiche di riforma del sistema d'asilo, che adesso è diventato un sistema europeo da Amsterdam in poi, magari non so se c'è un altro giro. Posso? Oppure concludo? Sì, ok. Ma secondo me c'è un punto fondamentale, che si è deciso di esternalizzare i confini. Adesso il Migration Compact proposto da Renzi va in questo senso sul versante nordafricano, e quindi in qualche modo il cerchio si chiude, mentre in realtà qui la questione è un'altra, cioè è sempre la stessa questione che si dice da 15 anni a questa parte, cioè il regolamento Dublino. Non è possibile, come è stato detto, che il primo paese di approdo diventa il paese competente, uno. Ma si dirà, ma la ricollocazione in qualche modo tende ad andare oltre Dublino, ma non ha funzionato. E quindi è chiaro che il vero problema di un sistema d'asilo europeo è quello di andare a modificare sostanzialmente Dublino, non in una logica emergenziale come pure è stato fatto in passato grazie anche alla giurisprudenza di Corte del Lussemburgo, ma in maniera sistematica. E soprattutto non è possibile pensare che ci siano dei paesi in cui addirittura si tassano i richiedenti asilo per poterli far stare in accoglienza. E soprattutto, punto fondamentale che ancora una volta nella comparazione con la Grecia emerge, ci sono dei paesi, e soprattutto all'est, che non hanno un sistema di accoglienza strutturato e giuridicamente previsto dagli ordinamenti interni. Il sistema di accoglienza italiano è un sistema che criticabilissimo, che fa acqua da tutte le parti, siamo tutti da premosare qui fino a domani mattina a parlarne, ma eppure esiste, non è una banalità. In Grecia non esiste, ma e qui ovviamente il limite, cioè non esistono centri governativi, ma cosa sono questi centri governativi? Non c'è nulla. E quindi da questo punto di vista mi sembra che insieme al versante economico-finanziario emerge in questo settore un punto fondamentale, cioè quello che diceva, quella frase che diceva Metternich rispetto all'Italia nell'Ottocento, quando diceva l'Italia è un'espressione geografica.
noi stiamo vedendo, abbiamo sotto gli occhi il fatto che l'Europa è soltanto un'espressione geografica, che si è rinunciato a fare politiche europee, in particolar modo in materia di asilo, oltre che sul versante economico-finanziario, come ben sappiamo. E questo perché? Perché in questo momento tutti quanti noi siamo ostaggio di una banda di burocrati, tecnocrati, che decidono in riunioni intorno ad un caminetto quello che deve fare la Grecia, quello che deve fare l'Italia, e non è che su questo si possa discutere nelle sedi opportune, no. In Italia ci mettiamo la circolare ministeriale che dà attuazione alle decisioni del Consiglio europeo. In Grecia basta una telefonata per modificare le modalità di accesso alla protezione internazionale per i siriani. Io credo che sia questo poi il punto, che poi sostanzialmente è il vero problema dell'Europa, cioè un deficit democratico che oggi definire deficit forse in qualche modo è anche riduttivo. Grazie.